ANSA Live, Europarliament News. Benvenuti in Europarliament News. In studio Dario Maria Dossena e in redazione Monica Diamanti. Immigrazione, chiudere i CPT non in regola. Caso Battisti, Parlamento, il Brasile rispetti la sentenza dell'Italia. Favorire le PMI sui mercati internazionali. Il caso Lampedusa approda nuovamente nell'aula del Parlamento europeo. Il commissario europeo Barrot annuncia la possibilità di concedere più fondi all'Italia per far fronte ai flussi continui di clandestini. Sentiamo da Bruxelles Isabella Pucci. Per migliorare i centri di accoglienza per immigrati, in particolare per quelli della Sicilia, la Commissione europea è disposta ad esaminare le richieste che giungeranno dal nostro paese di nuovi fondi europei per quest'anno. A dirlo è il commissario europeo Jacques Barrot davanti agli eurodeputati nel corso di un dibattito che si è tenuto in aula a Strasburgo. La Commissione, ha detto Barrot, che non ha escluso una sua visita a Lampedusa, è consapevole delle difficoltà che l'Italia si trova ad affrontare per il massiccio arrivo di immigrati. Da anni Bruxelles destina finanziamenti agli Stati membri e tra questi anche all'Italia per far fronte al problema. Ma la chiave della soluzione, secondo la Commissione, resta la cooperazione solida con un paese di transito come è la Libia. Altrimenti, sottolinea Barrot, sarà sempre più difficile far fronte alle difficoltà. Il Parlamento europeo ha approvato con 46 sì, 8 no e nessun astenuto la risoluzione sul caso di Cesare Battisti, nella quale si invita il Brasile a tener conto della sentenza emessa da uno Stato dell'UE nel pieno rispetto dei principi di legalità su cui si fonda l'Unione. Soddisfazione è stata espressa dal governo italiano, mentre il caso sta agitando anche il dibattito politico in Brasile, dove l'opposizione è preoccupata per le eventuali conseguenze non solo in termini diplomatici, ma anche sul piano dello scambio commerciale fra Italia e Brasile. Ridurre gli ostacoli che impediscono alle PMI di affacciarsi sui mercati internazionali, lo chiede il Parlamento europeo, approvando con 437 sì, 77 no e 69 astenuti la relazione di Cristiana Muscardini. Sentiamo il servizio. Maggiore tutela dalle contraffazioni, marchio d'origine sui beni importati, protezione internazionale di DOP e IGP alimentari, migliore accesso alle procedure di indagine sul dumping. È quanto chiede il Parlamento europeo per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e favorirne competitività, crescita e occupazione. Le PMI europee, ossia quelle con un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, rappresentano 23 milioni di imprese, il 99% del totale e 75 milioni di posti di lavoro. Per la relatrice Cristiana Muscardini, solo il 3% delle PMI dell'Unione riesce ad affacciarsi al mercato internazionale. Ed è tutto per ora. Il prossimo appuntamento è il 14 febbraio. Vi ricordiamo che potete sempre scriverci all'indirizzo europarliamentnews@ansa.it.